Sarà un sabato intenso quello che attende le squadre etnee di rugby, hockey Prato e basket. Alle 14.30 si comincia con l'Amatori Catania che, sul campo della cittadella universitaria, ospiterà l'Amatori Alghero nel big match della 14esima giornata della Serie A della Pallovale. I catanesi arrivano dall'esaltante vittoria ottenuta sul campo della Capitolina, capolista del girone 3, che li ha proiettati al secondo posto, piazzamento che Madero e compagni vogliono difendere nello scontro con i sardi, quarti in classifica con 6 punti di ritardo dai biancorossi. Obiettivo per entrambe le squadre, un piazzamento nei prossimi playoff. Mezz'ora dopo scenderà in campo la polisportiva Hockey Valverde, impegnata in casa contro l'Olimpia Torre Santa Susanna, fanalino di coda del girone B di Serie 2. Pronostico sbilanciato in favore dei valverdesi, con gli ospiti mai a punti lontano dalle mura amiche. Con il discorso salvezza ormai praticamente archiviato, Angelo Giulio potrà cominciare a dar spazio anche ai più giovani della Rosa, proseguendo così in quell'opera di rinnovamento cominciata dopo la promozione della scorsa primavera. Chiuderà il sabato agonistico etneo l'Alfa Basket Catania, che alle 19 sarà di scena in casa della Virtus Pozzuoli. Sfida fondamentale quella sul parquet puteolano. I campani precedono gli etnei di sole due lunghezze e sarà necessario batterli per non doversi rassegnare al penultimo posto. I catanesi si sono lasciati alle spalle il roboante successo sul battipaglia e potranno contare su un Sirakov ritrovato a pieni giri, che ancora una volta sarà il leader agonistico del gruppo, in una sfida che dovrà preparare anche mentalmente i ragazzi di Coach Guerra alla fase caldissima dei playout.